dai nani. Comunque loro non tenere bene, lo sanno. Quindi non sta spiuto in quella donna? No, no. Come vi sta a non la mia, siamo seri già un po' ecco. Ah, ecco. Eccolo qua. Oi, ciao. Devi intuccare a salvato per me, a salvato per me. Capito? Eh? È chiuso, è già chiuso. Dai, andiamo, non aspettiamo, sono un caffè. Che ho fatto? Sì. Bestia, grazie a Delegna. Poi, Nivola, Gigi Riva, Maria Carta, Andrea Parudi, Paolo Pillonca, e... Vabbè, ovviamente Piero. Ovviamente Zero. Piero, e Maria Lai. Ah, ecco. Azzeni forse. Ah. Azzeni. No. Irina Altara, grande pittrice. E quanto misura questa opera? Questa opera in occhi durano 20 giorni. No, quanto misura in tesoro alta, non vai a mettere giù. No, no, este è su busto questo. Ah, ecco. Su busto, sa conca solo. Ma sono manno. Oi man, oi yard. Ah, tipo un mezzo metro non eravamo, no? Ma mezzo metro non veste. Però alla fine este sacconca. Sì. Bello. Come tiriamo la sinistra? Insomma, vedi a casa scuro tra l'attore e tra Tancredi, a questo punto. No, è solamente Piero. Cioè, lui Gilai. Sì. Ah, lui Gilai che è vivente, però. Quindi Gilai è vivente. Sì. È l'unico che veste vivente. Sì. Ho fatto una dedica a questo personaggio. È un esempio di gioco che ha fatto. Padre di Lucia, di mia moglie, il nonno di Lucia, la nonna di Lucia, 100 anni e 40 giorni. Cesso, Costa Emina. Viene Israele. Costa Este, sa prima cantata
Capuato Deo e suo Redentore in Nuvola. 1957. Addirittura, io. Sì. E questa è una fotografia della famiglia? È in famiglia. Cioè zii, nipoti. Ma che sei solo due? No. Ah. Questa famiglia deve essere mia. Io sono. Sì. Buonasera. Buonasera. Ah, ecco. Mm. E via toncare a Saschimba in mezzo. E la cosa fatto toncato. Sì, perché tu presso. Perché tu presso. Allora Gesù, ti sei scombinando. Allora, siamo con Daniele Cossello. Devi raccontarmi un po' delle tue cose e di questo gruppo di Bitti famosissimo in tutto il mondo. Come mai siete diventati così famosi? Ma... come te lo spieghi? Intanto... ti sto dando del tuo, E fa car bene. Intanto... e te ne sconto. Prodonsi cosa... chi si ha che te vi crea fortuna. Se non batta fortuna, a costo che siete bravo, quanto sia che siate, sa cosa non fanno bene. Noi siamo sapito sa fortuna, uno dei suoi primi anni, che abbiamo sconnotto suo professore Pietro Sasso, professore di etnomusicoltura. E quindi noi abbiamo iniziato in una incisione che abbiamo fatto in Cagliari nel 1976. E dopo che visita questa musicassette, a sostempo sono girata che musicassette, dopo un mese che visita questa incisione, in vendita, in giro, abita in che vendita suo professore Pietro Sasso, etnomusicologo, e Leonardo Sole è esperto in linguista. Quindi non hanno ascoltato come abbiamo cantato, non hanno fatto cantare, abbiamo cantato. E che sono stato spaivora, siamo sbrionato, hanno discusso di varie cose. E il professor Pietro Sasso, che non chiamo Sannanne, che non si inchina a Nanne, Issos, ha detto, Daniele, con voi ci vedremo presto. Pietro Sasso, siete che si scrittura, siete i sormodo scatapituisse e non fai dare, e non fa che fai dare tanto e tanto esperto e tenemusicologia.
Quindi dai cui siamo su partiti, insomma. E poi a poco sa cosa è incominciata dopo un paio d'anni. Siamo andati in Belgio per il millenario della sua fondazione, 1978. Poi sa cosa si sta allargando e quindi da esa regione siamo stati inclusi a fare a cantare in Svezia. E noi abbiamo fatto tappa in Copenaghen e abbiamo cantato in Copenaghen, ma in Copenaghen abbiamo cantato in sede di Eniti. E quindi questa cosa è organizzata dall'esito di Cagliari. Quindi abbiamo cantato in tante città di Svizzera, siamo mancati solo quindi che 8 di esse. In uve si è reso conto dessa professionalità nostra che non dimostrano. Dopo 2 anni noi scaramano a cantare in America. Ah, addirittura. Canno gareggiata la barca azzurra. Ah, sì. L'America scappa, che biti, sì. Io porto. E in cui, naturalmente sa cosa hai ti. Tutto quanto viene organizzata sempre dai esiti, ente, sardo, industrie turistiche. Noi abbiamo saputo conoscenza che in tutto sono promotori, insomma, che proscheatelo dalla Costa Smeralda che partiata. E in uve proprio abbiamo scantato, insomma, in uve di Costa Smeralda all'Italia e tante organizzazioni che sono state pronte a fare grande sponsor. E quindi dai cui poi tanto sa cosa è andata bene, cosa da innantesi. E Cesuino, ischiti su camuso, su camur fatto che nisse, che noi si produce cosa, connotto a Peter Gabriel, insomma, Gesuino, che noi si, Gesuino, il sponsor nostro. In uve produce cosa Gesuino a chi ha delle tramite, a chi ha delle ponte, ma noi, nessuno di noi si conosciata Peter Gabriel. E in uve è stato un lancio. Imo sono già stato su siete in Australia, siete Australia 1978, Australia e tante nazioni europee che le abbiamo fatte proprio a tappeto, insomma. È una via che si stampa italiana, la televisione italiana, insomma, e così via, e di questa
entrata a, come si chiama, ai nuviti Peter Gabriel, nuve e nosata con noto i nuve di Peter Gabriel e l'hanno sapito ospite benamente a Sinocchi in vita, e quindi t'hanno saccattare che in Gesuino. Caspita. Che in Gesuino. E quindi si stampa italiana. Intanto, biscusto, te tenne sconto che noi siamo stati sos primos a entrare il saccoso di Peter Gabriel de Europa mediterranea. Lei lo vuole il caffè? No. No? Gesù, io seguo Daniele, questa storia bellissima. Sì, Europa mediterranea siamo stati noi sos primos ad entrare in etichetta di Peter Gabriel. Abbiamo fatto incisioni, i nuovi sul disco nostro sono girati tutto il mondo, siccome chi è niana girato dalla Virgine, sa Virgine girati in tutto il mondo, insomma. Quindi la cosa si è allargata alla grande proprio, insomma. Tu, Daniele, fra tutte queste esperienze che hai fatto, ce n'è una che ti è rimasta particolarmente impressa. Quanti concerti avrai fatto nella tua vita? Quante uscite avete fatto? Metas. Non hai un'idea? Potete dare. Di aereo, se non brincato, non so, insomma. Non posso narrare una cifra. Non l'hai fatta una statistica? Potete essere errata, insomma. Però noi siamo girato metà. Praticamente è girato tutto. Gesuino, noi siamo stati in Australia, siamo stati in Nuova Zelanda, siamo stati in Singapore, siamo stati a Boston, siamo stati in Inghilterra, in vario locos, Morecambe, insomma, provincia Manchester, insomma, e così via. E in Londra un paio di vias. In Gesuino noi abbiamo girato tanto. Hai girato tutto il mondo quasi. E mancando Gesuino, forse sì, questo giro noi sì, non lo abbiamo fatto, so qua. Una persona è competente per quanto riguarda di conoscere bene l'inglese, non è facile la catare, e non è sempre la serete disponibile. Vero. Gesuino è sempre disponibile. A noi, se cano non scaricaiana, non scaricaiana direttamente a noi, ma a regionaiana già a Gesuino, e Gesuino trasmettiata a noi. Ecco, sta arrivata questa cramata. Se si disponibile se per questo giro mi che mancavo stantardies, insomma, chi te su carcolo e via. Ci sono se è stata una guida proprio. Certo, sì. Daniele, prendi un caffè, Daniele. Facciamogli bere il caffè, nel frattempo inquadriamo voi. È pacrucente lui, sì. Gesù. No, lo prendo dopo io voglio concludere la chiacchierata perché la chiacchierata mi pare che sia lunga. Interessante, però un bel documento. Ascolta, Daniela, tu quando hai iniziato a cantare quanti anni avevi? Adesso scusa se ti chiedo l'età, per adesso quanti anni hai? 91. Ai complimenti.
Proprio un giovanotto, sì. Asco, è la prima volta che hai cantato, te lo ricordi? Quanti anni avevi? Questa passione per il canto, com'è nata? Beh, è nascita spontaneamente. A prossimo motivo, a suo tempo, io ho cominciato a imparare a cantare a tenore, a un che due canno, si so. Ah. E da bambino? A suo tempo, non vai a un altro divertimento. E io ho insomma, di su 1943-1944, insomma, così, in piena guerra. E non vai a nulla di ti poter divertire. Chi è propenso di imparare a cantare a tenore, potrebbe essere protagonista, potrebbe essere. Ma diversamente, per esempio, sa chi terra, in occhi in vita, non ha tappito uno terreno fertile. Mm. Terra che ne ha detto, era tappito due, tre, insomma. Ma non fini tanto attaccato a sacchi terra. E sonette senche ne detta rapito chimbo sesi, insomma, sonette de pro suonare nel sorballo. Fisarmonica anche ne iata uno due. Quindi l'unica cosa che viti, insomma, iti su canto a tenore, di si poter divertire, catena cosa bene. Quindi mano a mano, allora noi andiamo ad ascoltare sorsovano che giraiano a Saida cantando le belle piscine. E ascoltaiamo e poi tanno storchiamo. Cercavamo di imitare come cantavano gli ascoltatori. Sì. E si è assaggiato su zero, ma veramente a Sovanzano, e si è assaggiato a uno comando e intendeva sostenere in Sillieri, sul bar, e così via. Io avevo sbagliato aggregazione, visti sostenere. E quindi, mano a mano, con l'anno e tempo, e imparando, insomma, e così via. Questo lo facevate durante le feste oppure in quali occasioni cantavate? Sempre. Ah, sempre? Sempre. A cantare si canta iata, cannimo in soventutti, si canta iata, cantando le belle spesine. E l'unica cosa che viti, cusa. Asco, Daniele, invece nei tuoi giri per il mondo siete stati sempre accolti bene? Dappertutto noi siamo sapiti una collocazione meta particolare. A suo tempo nessuno è conosciuto questo canto a tenore. Sia che sia sannato, insomma, itti un'occasione buona per chi è itti interessato di sitinia. Chi non fu interessato di sitinia non interessa iata. Però se sente chi è iata ad ascoltare, itti veramente sente specializzata e sente di cultura, sente chi li spiega da musicisti, cantanti, non lo so, tornando a suo conto Peter Gabriel, uh-huh. Ernest Coleman, Esther Baum, è un certo livello, insomma. Altissimo. E custoso, Ernest Coleman, intanto... Avete registrato qualcosa con loro, con questi personaggi? Sì, qualche cosa si è stata, ma non tanto però. Non tanto. Qualche cosa lei ha fatto a Gesuino, vero Gesuino? Tu hai basato?
Sì. Qualche cosa di noi. Registrazione vostra, esempio, sì. Asco, Daniel, per chiudere questa bella chiesa, anzi ti ringrazio che mi hai concesso il tuo tempo prezioso. Quando cantate, i testi sono improvvisati oppure... No, i testi sono imparati. E chi li scrive? Cioè tradizionali? Tradizionali, certo, dai poeti. I testi... E voi quali testi cantavate? Quali testi cantavate? Cioè, di quali poeti? Più che altro versi d'amore. Più che altro. Poi ci sono, ognuno si sceglieva, insomma, i suoi testi, insomma, testi poetici. E anche canti religiosi. Moltissimi. Anche canti religiosi. Sì. E beh, la tradizione nostra dei canti religiosi, dove cantavano il canto a tenore. Quindi non esiste, cioè sul festo di Natale, Bruschiatir. Ascolta, il cantante dei tenori di Biti eri tu che cantavi? No, era Piero Sanna. Piero Sanna. Queste succata attus, come si chiama, sa figura di Piero Sanna, Roberto Zirano, i nove andamoci stasera. Insomma. Ho capito. Quindi per chiudere, poi ci faremo un saluto per chi vedrà questo servizio. Quindi l'improvvisazione non esiste, nel senso che il cantante di suo non inventa niente, voglio dire. No. Ho capito. No. Pensavo che magari, come nelle gare dei poeti sardi, uno inventa magari un testo, una poesia. Sì, già sta bene. Già sta bene, però. Non so come si chiama, cioè la vostra è una tradizione pura, proprio tradizione, voglio dire. Tradizione, sì. E beh, non sono la tradizione sua, che noi teniamo conto, insomma, che quando mi sono allevato io, e in Sardegna, anche io ho 60 idas di tradizione del cantatenore. Ah. E sono resto, su basso campidano, non ho. E Sacadula non ha iata, altro modo diverso di cantare, sì. Bravissimo. Però non sono a chi canta iata la tradizione sua, sa che è stata imparata dai minori. E di questi 60 paesi che cantano a tenore, oggi quante ne sono, quante lo praticano ancora? Saranno molto meno. Allora, molto oie, veniamo schento. Buono. Si sta allargata, si sta. Bravo. Idasa che non aiana, che non aiana tradizione. E cosa sono cercando disincludere. Però, l'inclusione che si ha, che ne, questa vita che non aiana tradizione, e sono cricanne e imitanne e su canta tenore di questa idda, di questa terra idda, di questa terra idda, quindi formano uno minestrone. Io sono giapponese. Anche giapponesi, vero, sì, ho visto che hanno imparato. Sono giapponese, sono stato grandi imitatori. Come si chiama? Imitatori, come in tesos americanos puro, quindi ai no che sono ben tesos americanos, sono ben tesos, però sono ben tesos, insomma, in sostanza noi che custos che hanno fatto uno successo, ma hanno imparato a cantare come ti si canta gli altri no, che non ha senso. E tu ti pensi a cantare questa cosa in nome nostre tradizioni tue. Daniele, grazie per questa bella intervista. Ti voglio l'ultimissima domanda. Ci sono dei giovani qua che stanno seguendo un po' la vostra... Sì. Questo è importante. In bici vinnamo su battere del tenore.
quindi la tradizione continua, per fortuna. Stasera ne teniamo tanto, ah, soprattutto dei sospissinos, giovani di 22-23 anni. Ah, buono. Grazie Daniele. Ringraziamo tua moglie, giusto? Immaginate. Anche per i dolci, per il caffè, no, per tutto. E Gesuino che ci ha portato e che mi ha fatto conoscere, io l'ho definito un mito, ma è veramente un mito. Ma grazie. Grazie per essere venuto. Poi, si intendere, intendere sì, ateral de cosa sa, Gesuino, ti l'ha data in dove siamo stato? Sì, no, no, già. Sul giro scamorfato, insomma. Va bene. Così.